Siamo dunque pronti al primo videocollegamento di oggi, il tema è di quelli importanti, lo abbiamo già accennato nella prima parte di questa mattinata, oggi 20 giugno è la giornata mondiale dei rifugiati e noi ne parleremo proprio a brevissimo, tra qualche istante, con padre Carlo Ripamonti, presidente del centro Astalli. Padre Carlo che è già sintonizzato, padre Camillo, chiedo scusa, che è già sintonizzato con noi e che saluto cordialmente. Grazie per essere con noi, padre Camillo, buongiorno. Grazie, buongiorno. Mi perdoni la gaffe, ma per noi, Carol è un nome che ha segnato un'esistenza e più generazioni, per cui a volte capita che di default viene fuori con quell'immagine di Papa Giovanni Paolo II, è stato il Papa che ha segnato un po' la nostra giovinezza. Sono scusato? Certo, non è la prima volta che capita, per cui diciamo è una cosa che capita alcune volte. Sì. Padre Camillo, che dire, magari ecco, se diventerà Papa anche lei, Camillo sarà un nome che segnerà tanti, scherzi a parte, oggi la giornata mondiale dei rifugiati ci riporta ad un tema molto importante non solo per il futuro delle nazioni, ma anche per il presente che viviamo, perché abbiamo spiegato in apertura che i rifugiati sono quanti fuggono da paesi dove la guerra, le violenze, l'oppressione spingono appunto molte persone a cercare luoghi più tranquilli dove poter vivere, e tante volte questi spostamenti portano con sé, oltre che gli adulti, i minori, i bambini, i propri figli, che costituiscono le famiglie di queste persone. Ecco, in Italia il centro Astalli da 40 anni si preoccupa di fornire non soltanto la prima assistenza ai rifugiati, ma anche di accompagnarli nel loro percorso. Ecco, padre Camillo, che cosa succede dopo la prima fase di accoglienza? Beh, dopo la prima fase di accoglienza, che potremmo definirla come un momento di assestamento rispetto alla vita di queste persone che, come ricordava, spesso scappano da guerre, da persecuzioni e negli ultimi anni sempre più spesso anche dai cambiamenti climatici. Ecco, dopo un periodo che può variare da 1 o 2 anni, queste persone, diciamo, piano piano cercano di ricominciare la loro vita e, come diceva precedentemente, spesso appunto accompagnati dai loro familiari, per cui ci sono famiglie, a volte con bambini anche molto piccoli, che tentano di ripartire, e questa ripartenza è rappresentata dalla ricerca di un lavoro, da una professionalizzazione, dalla ricerca di una casa e dell'inserimento in un territorio che possa diventare la loro casa, il loro quartiere, la loro situazione esistenziale nuova in una terra appunto che appunto deve essere il più possibile ospitale per facilitare questa integrazione. Bene, e il centro Astalli ha base a Roma, ma oggi ha diverse sedi sparse un po' in tutta Italia, e quindi la sua azione è sempre più capillare. Quali sono, nonostante ecco questa capillarità, quali sono le maggiori criticità che incontrate oggi nel svolgere il vostro lavoro? Noi siamo presenti sia al sud che al nord, abbiamo appunto un centro Astalli a Catania, uno a Palermo e poi appunto nel nord, nella parte nord, abbiamo a Vicenza, a Padova e anche a Trento. E però una delle caratteristiche comuni che accomuna un po' la difficoltà dei rifugiati è proprio di trovare casa sui territori. Anche quando le persone hanno un lavoro, diciamo, si dimostrano appunto anche molto propositivi e appunto inseriti nel contesto, la grande difficoltà, ma che purtroppo accomuna anche molti italiani,
è quella di trovare delle case in affitto. E questo diventa e sta diventando sempre di più uno dei temi centrali per queste persone. E capiamo bene che se poi uno ha difficoltà a trovare una casa in affitto, diciamo, poi fa fatica poi a far ripartire appunto tutta la sua esistenza. Dicevo, è un problema che caratterizza anche molti italiani, il problema della casa, e che è un diritto e che dovrebbe appunto essere trattato come un diritto trasversale, quindi non solo per i rifugiati, ma per tutti i cittadini, quindi venire incontro anche alle famiglie rifugiate, così come le giovani famiglie italiane, dovrebbe essere un atteggiamento che facilita poi anche all'interno dei nostri contesti, dei nostri territori, quella convivenza che è poi la base della pace del nostro futuro. C'è ancora tanto lavoro da fare, quindi Padre Camillo, il vostro è un lavoro prezioso perché in un certo senso fungete anche da garanti rispetto ai rifugiati, che tante volte, no, purtroppo c'è sempre una paura, un timore, una diffidenza verso ciò che non conosciamo. Spesso forse manchiamo di quella empatia che dovrebbe farci mettere un po' più nei panni di queste persone che, come dicevamo, fuggono da luoghi di guerra dove violenza, oppressione li spingono ad abbandonare le proprie radici, le proprie origini, i luoghi dove sono nati. Ecco, forse dovremmo metterci nei loro panni. Noi abbiamo la fortuna di non dover scappare dai luoghi in cui siamo nati e in cui siamo cresciuti. Ci auguriamo che magari, ecco, il giubileo che è alle porte possa restituirci una maggiore consapevolezza rispetto al tema dell'accoglienza. Voi, ecco, per questo 2025 che ormai è alle porte, avete qualche iniziativa particolare in cantiere oppure, ecco, continuerete nell'ordinaria amministrazione che è una preziosa amministrazione? Beh, noi abbiamo la scorsa settimana, diciamo, per anticipare un po' quello che sarà il giubileo del 2025, fatto un incontro nella Pontificia Università Gregoriana a Roma, ospitando per il dialogo sulle migrazioni, sui rifugiati, Monsignor Fisichella, a cui abbiamo chiesto appunto di vedere in prospettiva come il giubileo possa aiutare tutti noi ad uno sguardo e ad una sensibilità maggiore nei confronti delle persone rifugiate. E allora forse il riconoscerci tutti come pellegrini su questa terra, insieme in cammino verso un futuro che deve essere un futuro di pace, ecco, forse questa è la strada che ci accompagnerà un po' nel giubileo, dove le opere di misericordia sono appunto fondamentali anche nel cammino giubilare. E quindi il Centro Astalli, che è a Roma, sarà, diciamo, come lo è stato anche nel giubileo della misericordia, un luogo in cui a volte i pellegrini bussano chiedendo di conoscere la realtà dei rifugiati, di conoscere cosa si può fare insieme per queste persone che scappano da violenze e da guerre. E allora anche per il 2025, in qualche modo, il Centro Astalli può essere quel luogo in cui i pellegrini, affacciandosi nella città di Roma, possono appunto conoscere. Come diceva lei prima, è importante mettersi nei panni dei rifugiati, mettersi nei panni di queste persone. Noi, per esempio, abbiamo un progetto nelle scuole che si chiama proprio così, Finestre nei panni dei rifugiati, perché abbiamo immaginato che soprattutto le giovani generazioni, imparando a mettersi nei panni delle persone che scappano, possono acquisire quell'empatia, quella sensibilità, desiderio anche di camminare insieme, che deve caratterizzare appunto il popolo del giubileo, il popolo appunto della speranza.
Bene, padre Camillo, quindi ecco, speriamo di ritrovarci anche in futuro per seguire i vostri progetti, il prezioso lavoro che svolgete a Roma ma anche in tutta Italia. E quindi questo non è un saluto di addio ma un augurio di arrivederci e risentirci. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. Io chiudo con quello che è stato il tema del colloquio sulle migrazioni di quest'anno, con questa espressione molto bella: rifugiati, lottatori di speranza, seminatori di pace, che riassume un po' tutto quello che abbiamo detto e ascoltato dalle parole di padre Camillo, che salutiamo e ringraziamo ancora per averci dedicato il suo tempo in questa giornata mondiale dei rifugiati. Ora ci fermiamo per qualche istante, ma ci ritroviamo subito insieme per gli aggiornamenti con Leonardo Fania.